Antonello Della Mora, coordinatore di questa nuova associazione qui a Loreto Aputino in Comune, un'associazione politica. Presentiamo questa associazione di una che potrebbe essere una concorrente per le prossime elezioni del 10 giugno qui a Loreto. Questa lista civica nasce da un'idea di un po' di amici, sia di donne che di uomini di Loreto Aputino, che consci dell'esperienza di 5 anni fa, dove ci furono ben 6 liste a concorrere per amministrare, accogliendo le critiche di tanti elettori, tanti amici, tanti cittadini che ci rimproveravano appunto il fatto di badare ognuno, diciamo, al proprio orticello. Allora ci siamo messi avanti per cercare di riunire il maggior numero di persone possibili. Ci sono varie anime politiche, ma qui la priorità sarà Loreto Aputino, i suoi problemi e soprattutto cercare di ridare un futuro roseo alla nostra Loreto. Quindi sicuramente questa associazione che poi diventerà una lista civica il 10 giugno si contrapponerà all'attuale amministrazione uscente e da questa sera, diciamo, ci apriamo alla cittadinanza. Fino ad oggi abbiamo buttato giù un progetto politico e dei punti programmatici non ancora ufficiali. Nei prossimi giorni penseremo a coinvolgere le varie associazioni, le varie categorie presenti sul territorio per fare un programma attuabile e soprattutto che guardi alle esigenze del paese. La comunicazione, che è una cosa che la cittadinanza chiede, che non c'è stata, il confronto e la disponibilità. Questi sono i tre punti cruciali da dove partiamo e che ci ha accomunati tutti.